Siamo a Mantova, siamo all'interno di un bar, credo di non sbagliarmi, Margherita, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoci, grazie per la disponibilità, so che ti abbiamo tenuto in privato veramente per un sacco di tempo, come stai? Buongiorno. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Siamo una settimana nuova, sì? e si va. Siamo al centro di Mantova. Sì, allora, sempre Mantova, non è proprio il centro, leggermente fuori, è una zona dove ci sono uffici, centri commerciali, comunque molto vicino al centro. Ecco, Mantova questa mattina si è svegliata con il primato che è la città dove si vive meglio in Italia, ha strappato lo scettro a Trento, che era in classifica ormai da un po' di anni, dal 2011, senza mai alcuna interruzione. Perché si vive bene lì da voi? Ma guarda, quest'anno, già dall'anno scorso, insomma, sono un paio d'anni che diciamo è cambiata molto, nel senso che tra Mantova capitale della cultura, festival letteratura, insomma, si sta ripopolando, ha fatto un periodo che insomma era abbastanza vuota come città, adesso insomma c'è questa rinascita positiva, né? Perché comunque insomma si vede la differenza e si vive bene, io non posso lamentarmi, a parte la nebbia. Certo, e vabbè, siamo al nord Italia, quella ve la dovete tenere, sia chiaro. Quindi ci sta, però si vive bene, si sta bene. È non pulitissima, è pulitissima, vero? È pulita, sì sì, comunque insomma è tenuta bene, ecco, è pulita. E poi dicevi che c'è questa offerta culturale che è migliorata veramente tanto nel corso degli anni grazie a questo importantissimo festival della letteratura. Sì, diciamo che è molto importante a livello proprio anche europeo, perché ci sono tanti tanti turisti che arrivano per questo evento, e quindi insomma la città fa molto bene. Ma oltre al festival letteratura, che quello solitamente inizio settembre, anche adesso che di solito questo periodo è un po' morto, ci sono tanti turisti. Ecco, io devo farti qualche domanda perché deve immediatamente scattare il paragone con la nostra città Napoli, da dove in questo momento ti sto parlando e trasmettiamo, da dove parte il segnale di Radio Amore. Ecco, tu la mattina quando vai a lavoro, quanto tempo ci stai sulla fermata? Dici il tragitto per venire a lavorare? No, quanto tempo ci mette l'autobus prima di per passare, ecco. Ma guarda, ne passa uno ogni 20 minuti, comunque in 20 minuti massimo mezz'ora vai da una parte della città all'altra. Ecco, considera che dalle nostre parti ne passa uno ogni 40 minuti e per andare da un posto della città all'altra ce ne passa anche un'ora perché c'è un traffico continuo. Voi come siete messi con il traffico invece? Abbastanza, adesso stanno facendo comunque delle ciclabili dei lavori, sì. Quindi magari ci sono dei rallentamenti, però in generale insomma si va, ecco, non c'è bisogno di partire ore prima, insomma è un traffico penso comunque sempre molto ridotto rispetto a una Milano piuttosto che Napoli, piuttosto che Palermo, insomma tutte città che logicamente sono molto più grandi. Certo, hanno una densità abitativa più grande, forse per quello la gestione diventa più complicata e difficile. Certo, adesso non so se ti è capitato mai di andare in ospedale, ma quando si va al pronto soccorso quanto tempo ti fanno aspettare? Guarda, allora, al pronto soccorso a Mantova, dell'ospedale di Mantova, aspetti anche lì. E dopo sì. Abbiamo la fortuna che, non essendo una città molto grande, nei paesi qui limitrofi ci sono degli ospedali altrettanto validi, quindi magari ci impieghi un po' di più a raggiungerli, però magari il servizio del pronto soccorso è più veloce. E comunque si aspetta anche qua, sicuramente non sarà paragonabile a un ospedale di Napoli. Certo. C'è da dire che a Napoli comunque ce ne sono molti di più, qua ce n'è uno a Mantova in centro, cioè che comunque copre tutta la zona di Mantova. Quindi insomma il discorso ospedale pronto soccorso è sempre un po' più delicato, ecco. Sì. E invece all'ufficio anagrafe, quando vai al comune perché ti sei perso un documento e lo devi o semplicemente rinnovare, quanto tempo ci metti per fare tutto l'iter? Ma guarda, io l'ufficio anagrafe ce l'ho qui di fianco, tra l'altro, perché sì, è dentro comunque ufficio entrate,
che registra e fa tutto, e quindi ti dico, una mattinata te la devi prendere tra bene. La fila, però insomma in una giornata fai, in mezza giornata fai sicuramente tutto. Bene, io devo dire una cosa, sto scoprendo che alla fine a Mantova, così come a Napoli, poi questa differenza colossale non c'è per quanto riguarda il pronto soccorso, per quanto riguarda stare su una fermata d'autobus, per quanto riguarda l'ufficio anagrafe, anche noi bisogna prendersi una mezza giornata. Quindi perché si vive bene a Mantova rispetto alle altre città italiane? Cosa c'è oltre la letteratura e oltre il festival? Allora, secondo me il discorso comunque dell'ordine, della pulizia, quindi la città è pulita. Anche a livello di sicurezza, i controlli negli ultimi 2 anni vedo che c'è molto più controllo di polizia, cioè comunque non trovi mai situazioni insomma di pericolo, cioè si gira tranquillamente, i turisti sono molto al sicuro, ecco, non hai mai quest'ansia perenne, ecco, mettiamola così. Senti, prima di lasciarci, Margherita, la differenza. Ti faccio un'altra domanda, tu lavori in un bar, giusto? Sì, perfetto, le mance te le lasciano? No, assolutamente, questa non è una cosa, un'usanza. Questa è tutta meridionale, devo dire. Guarda, se provi a venire una settimana a Napoli, sono certo che ti porti a casa veramente il triplo dello stipendio soltanto con le mance che immagino, ti lasciano quelli che vengono a consumare caffè e cornetti. Grazie Margherita, grazie, io ti lascio un abbraccio enorme, fai un salto sulla nostra pagina Facebook, cerca Radio Amore Napoli, che ritroverai la tua voce, ritroverai il podcast delle cose che ci siamo dette, perché sicuramente ci ha aiutato a capire perché a Mantova si vive meglio e soprattutto penso anche un po' che l'informazione abbia incantito la notizia. Grazie Margherita, un abbraccio, buona giornata. Ciao, buona giornata a voi. Grazie a Margherita, grazie a questa caffetteria che si trova a Mantova, abbiamo dimenticato di dire il nome, vabbè, ma va bene comunque, va bene così. Questa è Radio More Napoli, 9:30 del mattino, siete con Cristian Gambardella, siete all'interno di Prima Pagina.